Borussia Dortmund 0, Milan 0, 0-0, 0-0, ma c'è tanto tanto rammarico che abbiamo fatto un secondo tempo dove potevamo andare a segno più di una volta tranquillamente. Il primo tempo abbiamo sofferto soprattutto dalla parte di dove avevamo Calabria che insomma ha le sue difficoltà, ma abbiamo rischiato di fare gol anche nel primo tempo, però loro hanno fatto certamente più di noi, anche come forza d'urto sono venuti a prenderci sempre alti, hanno avuto un impatto migliore di noi sulla partita, noi per 20-25 minuti nel primo tempo abbiamo provato a fare qualcosa, ma loro sono stati meglio di noi nel secondo tempo abbiamo fatto più di loro, poi in qualche ripartenza abbiamo rischiato qualcosina, ma niente di che, hanno rischiato certamente più loro. Nel finale non so se c'era il rigore, da qua sembrava netto, però non lo so, abbiamo sbagliato le cose incredibili, ragazzi, Chukwueze, Raiders, Leao, non incredibili, l'ultimo passaggio sempre con tanta frenesia, sempre quasi sempre con imprecisioni. Veramente, se avessimo azzeccato un quarto delle ultime scelte di passaggio avremmo vinto in scioltezza. Questi qua sono due punti persi, per come è andato il secondo tempo che era la parte decisiva della partita, sono due punti persi, siamo ancora in corsa. Paris Saint Germain nel primo tempo perdeva 2-0, non so com'è finita, se dovesse aver perso siamo ancora in corsa. Siamo venuti in un campo importante, in uno stadio importante, potevamo portare via i tre punti e non l'abbiamo fatto ed è oramai. Questo è il secondo clean sheet consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite, il secondo consecutivo in Champions League, ci siamo registrati abbastanza bene dietro. Adli è entrato benissimo, meravigliosamente. Comega, luce e ombre, non benissimo. Calabria non benissimo. Ferù non benissimo. Leao la sufficienza la prende, ma deve essere più decisivo. Poteva spaccare la partita, poteva farcela vincere tranquillamente, anche con le ultime, soprattutto con le ultime scelte. Poi quando parte difficilmente lo prendono. Ara quella fascia quando vuole, è quasi imprendibile, ma più precisione nell'ultimo passaggio. E Musa abbastanza bene, la coppia di difensore centrale non la cambierei con nessuno al mondo in questo momento, Magnani è inutile discuterne. Teo meglio del solito, anche perché ha avuto qualche spazio in più. La dovevamo vincere. Reinders bene davanti alla difesa, bene quando gioca, quando si sposta più avanti, ma deve essere più preciso nei tiri, nella finalizzazione deve essere più preciso, ha la qualità per esserlo, ci muoviamo bene, Adli deve solo prendere ancora un po' le, deve capire ancora un po' che distanza prendere quando sono in possesso palla gli avversari. Però gioca bene, è un grandissimo giocatore, ma questo lo dicevo da quando era al Bordeaux, non avevo nessun dubbio, e poi ripubblicherò tutto quanto. Tatticamente bene, ogni tanto abbiamo perso qualche palla, abbiamo subito qualche ripartenza che poteva essere mortifera, ma alla fine ce la siamo cavata, un po' per bravura nostra, un po' per imprecisione loro ce la siamo cavata. Tanto rammarico, siamo ancora in corsa, non siamo ancora in corsa. Bel Milan, ma più cinismo ragazzi, qua siamo in stadi importanti, e c'è Pesino, forza, ecco il cuore rosso nero, sempre.